Soprattutto in questo nuovo video dove sono un po' scusato in cucina, quindi capitemi, con apermi il mio orzo, no, non è l'orzo, scusatemi, ginseng con il latte di riso. La mia nuova tazza, guarda quanto è bella. A parte ciò, sta diventando un po' freddo, vabbè. Allora, a parte la mia tazza che è rigorosamente del Mulino Bianco, il Mulino Bianco non mi paga, però è bellissima. Scusatemi solo un secondo che devo spegnere il toast. Ok, sto facendo merenda molto bene. A parte ciò, allora, sono qua per fare l'unboxing, se si può chiamare così, dai, del nuovo libro dei miei, che avete visto nelle mie storie fino allo sfinimento, però ci tenevo, io e il mio ragazzo, Andrea 93, Andrea, perché adesso non si chiama più Andrea 93, si chiama Blame Game, era più facile quando si chiamava Andrea 93. Vabbè, comunque uscirà poi sotto, metterò sempre nel commento in alto anche il suo link. Sta continuando a sfrizzare il mio toast, speriamo che non bruci, lo spento però. Comunque, siamo andati in libreria da me, dai Viale di Michelino, a prenderli, perché su Amazon non avevamo voglia di aspettare tutto e volevamo averlo subito nelle nostre mani. E quindi, ecco qua. Abbiamo pagato 16,90 euro, come c'era scritto appunto. E il mio si capisce che è mio perché ieri purtroppo mi è caduto per terra e si è leggermente sbeccato qui. Mi dispiace tanto, però dopo eravamo una fermata del pullman, ho fatto anche la storia. Sicuramente ovviamente me lo leggerò, devo solo finire di fare, devo finire le ultime pagine dell'altro libro che sto leggendo, che poi farò la recensione ovviamente. Io leggo solo i libri di YouTuber. Secondo che quando va a frizzare il mio tosse, ecco, sono sicura che non si brucia. Di fare il mio posto. Comunque, ovviamente spero e mi auguro che faranno un firma copia a Torino perché pensavo di andare a quello di Milano, però poi ho letto online che se acquistavamo il libro, fumetto, libro, fumetto, direttamente da Mondadori Store di Milano, avevamo il pass diretto per avere il firma copie. Saperlo prima, andavamo a Milano, prendevamo lì il libro, però lo volevamo subito. Tra l'altro il ragazzo che ce l'ha dato, secondo me è una cosa divertente, siamo andati appunto giunti al punto. Siamo andati appunto a prenderlo e non erano ancora stati messi, erano negli scatoloni. C'era una marea, ne avevano ordinati, quindi non erano ancora stati messi e non li abbiamo presi, siamo andati i primi a prenderli. Erano ancora tutti imballati perché comunque da me, nei centri commerciali, non è trafficatissimo durante la settimana. Però se tipo vado o venerdì o sabato, sì. Quindi non li abbiamo presi ieri praticamente, quando è uscito, in tutte le edicole. Di quelle librerie, ma proprio ieri avevamo paura che non ci fossero, invece devo dire che mi hanno ordinato una caterna. Penso che sarà il libro barra fumetto dell'anno. Comunque è bellissimo. Non vi faccio comunque ovviamente lo spoiler, però cioè, guarda che bello che è dentro. Fighissimo, c'è da farci un ASMR su questo libro. Ci ho pensato, però non c'entra molto con gli ASMR, però ditemi voi sotto nei commenti se ci vorreste un ASMR con i libri. Lo potrei sussurrare. Dovrebbe essere un'idea. E niente, comunque, se non avete ancora comprato, vi lascio sotto poi il link, che non è il mio link di Amazon perché io e i miei ragazzi non capiamo ancora bene come funziona, non ci siamo dimenticati il nostro link, vi lascio il link sotto, che lo prenderò da uno dei mates e lo metterò qua sotto, così almeno loro ci guadagneranno come se fossero poveri, però, visto che comunque è veramente bello, io spero che ci faranno, non dico un anime, ma un cartone, ci starebbe, sarebbe figo. Comunque. Come di schiena che ho. Ne valsa la pena, siamo molto contenti. Ovviamente il mio ragazzo lo leggerà subito, io invece vado per ordine. Poi ci farò una mensola, penso. È veramente bello come è fatto dentro. Poi mi piace questa cosa che metto messo della linguetta, perché la uso per segnarmi le pagine dove arrivo. E niente, sono molto contenta. Poi appunto lo leggerò. A me piace l'odore dei libri. Ditemi quello che volete, ma io preferisco i libri cartacei. Non mi piacciono quelli digitali. Cioè sì, ok, se non trovo quello ovviamente così. Cartaceo lo prendo digitale, se no prendo addirittura il podcast, se proprio la versione in Audible, cioè di Audible proprio nel, eccetera, che tanto mi scaldo pure l'abbonamento di Audible. Però comunque di solito prendo cartaceo, mi piacciono cartacei, scusatemi i miei capelli, ma oggi voglio essere come vogliono loro. E niente, anch'io faccio parte di supereroi per caso. Guardate che bello il panda, Jaden, che bello, sono tutti bellissimi. Tra l'altro è bellissimo il video che hanno fatto, se riesco ve lo lascio sotto, quello lì dei mates, per far pubblicizzare l'uscita del libro, è fantastico, mi fa ridere. Infatti se non sbaglio è sesto in classifica. E
niente, io e il mio fumetto paralibro vi salutiamo. E niente, adesso facciamo il momento copertina. Lo faccio sempre durante il video con voi. Faccio tipo così. Non so se metterlo così, tipo così faccio. Voilà. E niente, ci vediamo in un prossimo video unboxing, un prossimo video in generale. Io vi saluto e ditemi se voi avete già acquistato il libro dei Mezzo, oppure no. Alla prossima. Mettete sotto, se siete arrivati fino a via, hashtag supereroe per caso. Ciao.